Buongiorno, in questa breve presentazione vedremo di fare una panoramica sul sistema di traduzione in Joomla, con particolare attenzione a come un amministratore può modificare queste traduzioni. Per prima cosa dobbiamo distinguere in Joomla tra i testi statici e quelli dinamici. I testi statici sono quelli utilizzati da un componente per decorare delle informazioni. Sono normalmente già forniti dal produttore, vengono salvati sul disco e Joomla 2.5 fornisce uno strumento per sovrascriverli. I testi dinamici invece sono quelli che inseriamo noi, quindi moduli, contenuti, articoli, categorie e qualunque contenuto presente nei componenti personalizzati che andremo a installare. Un esempio tipico di testi statici può essere una form di inserimento oppure una form di login, mentre un testo dinamico è sia quello dell'articolo principale che quello dei vari moduli che saranno presenti sulle pagine. Andiamo a vedere quindi questi testi statici come si presentano sul disco. All'interno dell'installazione di Joomla andiamo sotto la cartella Language e avremo tante cartelle quante sono le lingue installate. All'interno di ciascuna cartella è presente un file di lingua principale e tanti file, uno per ogni componente. Qui io posso vedere, per esempio, nel file standard che i valori sono indicati con una costante che è quella utilizzata nel programma, seguita da una stringa. L'unica regola che abbiamo è che nella stringa non possiamo introdurre virgolette. Se voglio inserire una virgoletta doppia nella stringa, tradotta, dovrò utilizzare il simbolo QQQ. Chiaramente i vari file avranno le stesse costanti assegnate a valori diversi. Qui vediamo l'inglese e l'italiano. Ma come facciamo a orientarci in mezzo a questa cinquantina di file? Joomla 2.5 viene in nostro soccorso. E ci offre una funzione di modifica dal backend. Quindi andrò nel pannello amministrativo di Joomla e dopo il login andrò a scegliere gestione lingua. Qui vedo le lingue che sono state installate e caricate per il sistema, italiano e inglese. L'italiano è la predefinita. Altrettanto è stato fatto per i contenuti. È stato predefinito sia l'italiano che l'inglese. Qui sopra, per arrivare a questa pagina, andiamo da estensioni, gestione lingua oppure dal pannello di controllo iniziale e qui troviamo anche la funzionalità override. Prendiamo un sito di annunci e andiamo a modificare una stringa, per esempio cerchi. Non farò altro che dalla finestra override andare su nuovo, scrivere cerchi e identificare la stringa che è in uso. In questo caso ho la stessa stringa in due componenti. In base al nome del componente che mi viene visualizzato nella tooltip, posso decidere velocemente che questo è quello giusto e qui posso inserire la mia traduzione. Cerco. Al reload automaticamente la mia stringa viene tradotta. Questo lo posso fare sia per le stringhe in italiano quindi per quelle predefinite della lingua corrente, che per tutte le altre lingue. Il grosso vantaggio di questa funzionalità di modifica dal backend è che aggiornando il componente e quindi i suoi file di lingua non perdo le mie traduzioni personalizzate. E veniamo ai testi dinamici. I testi dinamici sono quelli che io scrivo all'interno di un componente, quindi per esempio un articolo, un modulo e i testi che inserisco dentro componenti personalizzati. Per trovare questi testi, gli articoli sono dentro a contenuti gestione articoli.
E qui stiamo guardando il testo principale, il testo predefinito. Il testo è fatto di titolo e testo articolo nel caso di un articolo, nel caso di una categoria sarà fatto del titolo e descrizione categoria. Nel caso dei moduli, in particolare i moduli di HTML personalizzato sono quelli che più richiedono di essere tradotti, abbiamo ancora titolo e testo da tradurre. All'interno di alcuni componenti particolari avremo, ciascuno ha le sue categorie e liste di voci che possono essere tradotte. Quindi la lingua principale per quanto riguarda i testi dinamici si traduce nel componente che visualizza, che gestisce questo testo. Ma per gestirne invece le traduzioni nelle altre lingue andiamo a utilizzare Phalange, Junfish oppure il sistema standard di Joomla. Il sistema standard di Joomla dalla versione 1.6 permette di gestire il multilingua, però in una maniera abbastanza scomoda. Junfish è un prodotto eccellente che già dalla versione 1.5 di Joomla gestisce benissimo il multilingua, ma sulla versione 1.6 non è stato fatto un port tempestivamente e Phalange ha fatto il port di Junfish 2.1. Al momento Phalange è ancora più stabile di Junfish su Joomla 2.5, fine 2012. E quindi in questo sito abbiamo utilizzato Phalange. Per gestire le traduzioni di Phalange vado dal menu Componenti, scelgo Phalange e mi si apre il suo pannello di controllo. Devo andare su Translation, scegliere una lingua. Qui appunto l'italiano non c'è perché abbiamo i componenti principali che gestiscono, i componenti singoli che gestiscono la lingua principale e quindi l'inglese che è la mia lingua secondaria. E dopodiché scelgo l'ambito che voglio tradurre. Se io voglio tradurre i contenuti, mi verrà un elenco dei contenuti. E ci sono due colonne importanti: stato, che può essere rosso, icona non traduzione non presente, verde, traduzione presente, lampadina gialla, traduzione presente, ma più vecchia del testo principale. Quindi, dopo che è stata pubblicata la traduzione, è stato modificato il testo principale. Comunque, la traduzione può essere pubblicata anche se non è aggiornata. E poi il flag published che ci permette di creare una traduzione ma non pubblicarla. All'interno del singolo articolo mi trovo sia il titolo che l'alias e la possibilità di tradurre anche il testo. Quando vado a salvare, a questo punto la mia traduzione sarà corrente rispetto all'originale e quindi anche il flag diventa verde. Le attività di traduzione fatte tramite Phalange e tramite l'override dei testi statici sono piuttosto sicure e molto improbabile introdurre errori. Tuttavia è importante guardare bene nella modifica dei testi statici come sono scritte le traduzioni, rispettare eventuali punteggiature e codici che possono essere richiesti dal componente. Grazie per aver guardato questo webinar. Ecco, questi sono i siti dei prodotti di cui abbiamo parlato. Grazie.